Laura, una ragazza mi chiede: ma perché devo comprare Daisy se esistono tante app collegate al termometro per il controllo del ciclo che costano molto meno? Cosa le rispondo? Finalmente ho l'occasione di mettere i puntini sulle i su questo tema. Sarà una risposta un po' lunga perché le differenze sono tante. Prima cosa, l'app è un'app a cui è collegato un termometro normale, una app con un algoritmo molto semplice che si basa sulla conta dei giorni. I risultati che il termometro raccoglie quando la donna misura vengono trasmessi all'app, quando viene sincronizzata, ed è l'app che fa i calcoli. Sulle app non ci sono studi clinici indipendenti, ci sono anche una raccolta di dati con un limitato database empirico. Infatti le app esistono da pochi anni. Passiamo a parlare di Daisy, invece. Abbiamo smontato un apparecchio per farvi vedere la prima grande differenza. Questo è il termistore che viene messo sotto la lingua la mattina per effettuare la misurazione dopo 3 ore di sonno consecutivo oppure 4-5 ore totali. I dati vengono raccolti nell'apparecchio. Infatti l'apparecchio è un computer. Come vedete, ha una piastra madre, ha un software che è stato creato sulla base di un'analisi di 5 milioni di cicli di tantissime donne diverse. È un dispositivo medico che è stato certificato e che esiste da 35 anni. Sto parlando del software, non di Daisy. Nel corso di questi anni sono stati fatti moltissimi studi clinici a dimostrazione dell'affidabilità dell'apparecchio. Cosa fa Daisy? Daisy ti indica rosso se sei fertile, giallo quando ci sono dati mancanti oppure quando ci sono squilibri ormonali, verde quando tu con una fidabilità del 99,4% non sei fertile. Il software di Daisy, grazie al machine learning, riesce ad adattarsi alle dinamiche personali del ciclo della donna, che inevitabilmente può anche cambiare negli anni. Oltre a ciò, Daisy è un vero e proprio computer diagnostico di controllo del ciclo, dell'analisi dell'ovulazione e di controllo dell'equilibrio estro-progestinico del ciclo. Quindi la donna lo può utilizzare anche per controllare la sua salute riproduttiva. Parliamo dell'app. L'app Daisy Day è un'app utile per un controllo dei dati memorizzati nell'apparecchio. E sull'app hai la possibilità anche di inserire delle annotazioni. Ad esempio, se sei esperta di analisi del muco, hai la possibilità di mettere anche dei dati relativi al tuo muco, se fertile o meno fertile. Volendo, l'app di Daisy può essere sincronizzata all'occorrenza. Infatti, tutte le indicazioni utili per l'utilizzo dell'apparecchio appaiono direttamente sul computer. Come detto, stiamo parlando di un dispositivo computerizzato per l'analisi del ciclo. Il software di Daisy esiste da più di 35 anni, nel corso dei quali sono stati fatti numerosi studi clinici. L'ultimo studio del 2021 ha certificato l'affidabilità di Daisy al 99,4%. Quindi la mia domanda infine, dovendo o volendo utilizzare un dispositivo per evitare la gravidanza con affidabilità, preferiresti dedicarti a un'app, che peraltro ha anche un costo mensile, oppure acquistare un dispositivo medico un'unica volta con allegata una app gratuita che ti garantisce una fidabilità del 99,4%? Naturalmente la domanda era retorica.